pensa sempre, inventa sempre qualcosa, usa le vecchie regole per fare cose nuove. Tradiscilo, non affrontarlo lealmente. Usa il paradosso e sii il più possibile grandigliano. Per esempio, dire, scherzare sempre. Il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale sono istituzioni che operano nella segretezza e sono responsabili dell'instabilità e della povertà che dovrebbero curare. Manifesto 19 aprile 2000. Dichiarazione di Trevor Ngeim di Jubilee 2000 del Sudafrica. Questo è un movimento globale, annunciato a Seattle e basato su valori di dignità umana e giustizia. Infatti, quando il suo inizio è arrivato e si sfrange, la coda è ancora in marcia, come se fosse d'acqua. Il corteo può essere visto solo mentre sfila, quindi in un punto determinato. Il corteo si sfrange man mano che arriva, come un getto d'acqua. Ristagna per un attimo nella piazza, poi defluisce, frantumandosi. Mentre la coda e il centro sfilano e ballano, la testa è già morta. Poesia per Medellin. Medellin è una città della Colombia. In una foto degli scampati a un'inondazione, un uomo cammina nell'acqua che gli arriva al petto. Un cane gli nuota accanto, ma si vede che l'uomo lo tiene accanto a sé con una mano. Sulle spalle l'uomo ha una bambina che tiene in una mano le scarpe dell'uomo. La bambina tiene una mano sui capelli dell'uomo e guarda verso il piccolo cane con un'aria un po' assorta. Mi ricorda altre figure femminili conosciute in Colombia, come se la vita fosse un gioco da affrontare con leggerezza. E adesso per finire leggerò due poesie per la mia amata moglie Mira, che oltre ad essere una donna bellissima è anche una poetessa bravissima. Quest'amore fuori, quest'amore senza. Quest'amore fuori del tempo e quindi eterno, così difforme. O forse simbiotico, io la mia prossima morte, tu i tuoi impulsi suicidi. Quest'amore assurdo, irrealistico e quindi in qualche modo sublime. Una ragazza abita in casa mia e dice di essere mia moglie. Si comporta come una moglie, mi abbraccia, dice che mi ama e assomiglia a una moglie.
assomiglia a quelle mogli carine che si vedono nella pubblicità in televisione e che camminano sulle passerelle coi vestiti. E anche lei sorride sempre e dice che siamo sposati, mi bacia, è molto gentile. In effetti, io mi ricordo che una volta ci eravamo sposati, ma non sapevo che era una cosa che durava tutti i giorni. Ogni tanto penso, un giorno o l'altro ci sposiamo, poi scopro che lo siamo già. Mi ricordo che è vero quello che dice, che ci conosciamo da circa 2 anni. Lei dice che è innamorata e che siamo innamorati, ed è vero.